Carissimi tutti, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, consacrati, laici, impegnati nelle diverse associazioni, nella vita ecclesiale in genere, e desidero raggiungervi con questo messaggio per un saluto in prossimità della riapertura delle nostre chiese alle celebrazioni. È una riapertura parziale con numeri limitati di partecipanti, però è una ripresa della vita ecclesiale ordinaria nella partecipazione in presenza, innanzitutto all'Eucaristia e con la ripresa delle comunicazioni. Questa ripresa è davvero resa lieta e ricca per la nostra Chiesa da due eventi, di cui vi vorrei dare subito l'annuncio. Il primo, in qualche modo, è ordinario perché è un appuntamento annuale, e cioè la veglia di Pentecoste, il 30 di maggio alle 21 in cattedrale. È un momento però importante perché in questa situazione è destinato a segnare una sorta di rilancio, di ripresa d'inizio, ma non per nostra buona volontà o nostro impegno soltanto, ma molto di più per il dono dello Spirito che vogliamo insieme con tutta la Chiesa invocare in maniera particolarmente pressante. E la seconda notizia è l'annuncio della ordinazione presbiterale del diacono Alessandro Aloè. Il 29 giugno alle 21 in cattedrale sarà ordinato appunto presbitero Alessandro. È davvero un momento bello, lo attendevamo, lo desideravamo, lo abbiamo scelto insieme ad Alessandro anche per questo periodo, nonostante le limitazioni che pure comporterà, ma anch'esso un dono di grazia singolare vorrà segnare un rilancio, una ripresa del nostro cammino di Chiesa. Accompagniamo Alessandro con la nostra preghiera e tutti insieme incamminiamoci verso una nuova tappa per uno slancio nuovo di missione, di evangelizzazione, di comunione ecclesiale.